Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua con Ledo, chiamato anche buon uomo dagli esperti. Stiamo salendo all'Alpe Piazza per andare a prendere in discesa il Bracco Baldo, che è un sentiero che unisce la piazza con Dubino, che è anche il sentiero Bonatti, mi dice il buon uomo. What a place! Col legnone sullo sfondo. Totale 15,6 km da casa, 973 metri di altezza, dislivello, 807 metri di dislivello. Not bad. C'è stata la prima nevicata questo weekend. Fantastico. E adesso discesa sulla foglia che invoglia, ragazzi. Bene ragazzi, siamo a bordo della nostra Canyon. Fatemi mettere qua la velocità, perché mentre scendo devo anche guardare la velocità a cui vado. Comunque ragazzi, se non siete ancora iscritti e vi piacciono i miei video, basta che lasciate l'iscrizione al canale. Occhio! Ciao, vado avanti io sto pezzo. Ah sì, ma adesso è divertente in discesa. Ciao! Ed eccoci sul Bracco Baldo. Il sentiero mi sa che... Ma sono già sbagliato? No, è qua. Ah ok, no, non lo vedevo neanche più. La foglia che invoglia, signori. Oppure l'ho sbagliata. Vediamo Ledo che salta. Sei arrivato fermo in pratica. Però mi sta piacendo. Ragazzi, a posteriore non mi tiene più niente. Porca! Sono arrivato lì fermo in pratica a quel salto. E qua che cazzo è? Boh. La linea è un po' da immaginare con le foglie, però non è male. È molto molto divertente. Cazzo! Non è sparito. Che morbido qua il terreno.
mi sa che sono uscito dalla traccia, il sentiero passava qua dentro, non ci sono neanche le tracce del Ledo, quindi boh. Ah no, beh, era uguale. Oh, ma cazzo! Edo, mi son perso! Ho sbagliato! Di andare giù di qua. Dov'è che è il sentiero? Io sono arrivato fuori là, era molto più bello. Se lo faccio a sta velocità. C'era la strada. E qua subito a destra, ricazzo. Pulito, eh! Ah, wow! Non so domani come andranno a fare il giro quelli del 360. Bah. Ingresso sportiveggiante. Devo stare alto. Bro! Ah, ma non c'è più? No! Ah! È quello, è diventato quello! Molto meglio del Valle Oscura! Cazzo! Cazzo! Pericolosissimo sto albero! Ok, qua si arriva alla cava, teoricamente. Un passaggio. Oh.
cazzo! Oh, Edo! Vado fuori un attimo alla cava! E ragazzi, qua alla casetta si è abbandonato un secondo il sentiero. Trovate la cava, la vecchia cava abbandonata di marmo, penso. Guardate che figata. In pratica queste rocce qua sono quelle che affiorano sul sentiero sopra. Lasciandoci alle spalle quella meravigliosa cava, che potete venire anche a vederla a piedi, e la trovate proprio dove c'è questo baracchino sul sentiero. Si ritorna sul sentiero per andare verso Dubino. Comunque ragazzi, se non siete ancora iscritti e vi piacciono i miei video, basta che lasciate l'iscrizione al canale. Perché ricordiamoci, basta in bici, bisogna andare tranquilli per godersela. Non per andare in giro e fare fighi a dire ho vinto il combo in questa discesa. Io mi diverto in bicicletta. Voilà. Poi magari uno si diverte anche a andare giù forte. Ok, siamo tornati sul percorso e al sole. Qua siamo in direzione Dubino con il dirupo qua a destra. Il bel sentiero a dritti davanti a noi. Sei caduto ancora? Oh. Comunque questo sentiero si divide in tre parti. La parte alta, che è molto bella, molto scorrevole, divertente da fare. La parte bassa, no, la parte centrale, che è una vera, è un vero dilemma, è un po' croccante la situazione, un po' tecnica. Poi c'è questa parte qua sulle roccettine, è la prima volta che l'ho fatta. Cioè, oggi è la prima volta che l'ho fatta giù, che è divertente. Quindi parte alta super bella fino a un pezzo sotto la strada, poi inizia. Ce l'ho fatta a far quella su lì, eh. Poi abbiamo la parte centrale, che rimane, che è il pezzo sopra la cava, che non mi piace particolarmente, però è tecnica, magari a voi piace il tecnico. Dovevo buttare dentro. Occhio. Che sentiero è quello lì poi? Grazie. Salve, buona giornata. Siamo solo noi due. Va bene, grazie. Sta venendo su in bici. Mi sa che l'ha già beccata Lido. Salve.
ricordarsi sempre che i pedoni hanno la precedenza, ragazzi. Cioè, se voi li vedete, non andate al 1300 all'ora a passarli a fianco, rallentate molto, e se voi avete uno spazio di fermata in sicurezza, meglio che vi fermiate voi sul sentiero e li fate passare e gli fate segno venite venite, che far fermare loro magari in zone un po' pericolose tipo qui e mettere in pericolo voi e loro in contemporanea. Io non so cosa cazzo sto facendo, ho sbagliato tutto qua. Vabbè, togliamo questa clip che è imbarazzante. E siamo quasi ormai a Dubino, a Dubninov. Comunque il Bracco Baldo qui è uno dei sentieri che mi piace di più in assoluto. Se la gioca con il PX in pratica qua in bassa valle. E nulla, se lo volete fare vi consiglio, il mio consiglio è quello di salire dall'Alpe Piata, anche perché è l'unica salita ovviamente, e più o meno ci si mette. Io ci ho impiegato, sono adesso a 3 orette, ci ho impiegato 3 orette a fare il tutto. Comunque è un bel giro che vi occupa un'intera mattinata. Comunque, prima che cadesse l'edo, vi stavo dicendo che se non siete ancora iscritti al mio canale vi potete iscrivere tranquillamente cliccando sul mio logo, non vi costa nulla a voi e a me fa un botto piacere sapere che c'è gente che guarda i miei video. Qua entriamo nel canale, ci bagniamo un po'. Bam, giù! Destra? Ah. Comunque vi stavo dicendo, iscrivetevi al mio canale se volete iscrivervi anche al suo, che vi porta in giro un po' in bici, un po' con la Benelli, un po' con l'airone. Con l'airone? No, con l'aquilone. E nulla, ragazzi, questo era il Bracco Baldo. Siamo a Dubino e questa è la bassa valle a novembre. Guardate qua, il sole. Con questa impennata vi saluto. Ciao ragazzi!